col piede forse non proprio giusto, perché ci siamo scordati la cosa più corretta, che è quella di farmi una preghiera all'inizio, quindi oggi ci rimettiamo in linea. La volta scorsa c'era ancora il jet lag che mi disorientava un po'. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ricordati di noi, o Padre, e manda il tuo Santo Spirito, perché nella Chiesa possiamo continuare ad ascoltare e a rispondere al tuo Figlio che ci chiama alla conversione e alla sequela. Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre della Sapienza. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, domanda retorica, ma non troppo. Siete vivi rispetto a quanto fatto la volta scorsa? Io vivo anche forza perché è la prima volta. Chi è la prima volta non sa quello che si è perso la volta scorsa, non è vero? No, anche penso sì, se ne sono vista. Bene, bene. Allora, la volta scorsa faccio proprio in estrema sintesi, così abbiamo approcciato appena l'ecclesiologia, non su quello che è, ma un po' sul metodo con cui studia la Chiesa. Abbiamo visto i criteri di appartenenza, per cui riprendevo già poco fa così parlando, ma li ribadisco, quei tre criteri, la fede e il credo, il culto e la liturgia, e poi l'organizzazione e la gerarchia con cui si strutturano tutti i gruppi religiosi, quindi anche la Chiesa, tradotti poi dalla Chiesa nella sua tradizione in professio fidei, vincolo liturgico e vincolo gerarchico. Abbiamo visto come la Chiesa è un soggetto collettivo e il soggetto collettivo va ben oltre la somma dei singoli partecipanti, tant'è che dicevamo quanti siamo a messa, quanti siamo lì, risposta corretta 1, giusto perché almeno così questa ci può far comodo. E dicevamo poi che l'istituzione Chiesa, intesa come quel prodotto finale di uno spirito che nel cuore di alcuni uomini ha soffiato forte fino a cristallizzare le realtà, deve interfacciarsi sempre con l'esperienza del singolo. Per cui io singolo in realtà sperimento la fede indipendentemente a volte dalla Chiesa, questo lo vediamo in tanti i nostri percorsi, perché è il Signore che liberamente mi raggiunge. Eppure però abbiamo tutti bisogno di simbolizzare, cioè di poter tradurre l'esperienza singola, individuale, all'interno di un gruppo collettivo che mi aiuta a capire se la mia esperienza è condivisibile o meno, se la mia esperienza è reale o meno. E lì entrava poi, così in battuta finale, il rapporto tra carisma e istituzione, avevamo visto, ricordandoci che tra i carismi che lo Spirito suscita c'è anche quello dell'istituzione stessa, perché non è che la Chiesa si è inventata l'istituzione senza stare in ascolto dello Spirito. È pur vero che la Chiesa fa spesso delle cose che chiedono dopo l'aiuto dello Spirito magari e non lo invocano all'inizio, però anche ecco, l'istituzione che a volte è chiamata a dire dei sì e dei no è mossa e guidata dallo Spirito, o almeno questo, insomma, la Chiesa Cattolica ci invita a crederlo. Questa è la prima lezione, è una lezione di carattere più, ecco, forse di sociologia delle religioni, che serviva però per approcciare l'ecclesiologia come materia scientifica, che ha quindi un metodo, che ha quindi un obiettivo. Dicevo poco fa, ecco, l'ecclesiologia può avere vari approcci. Io cerco di tenere fede a quello che è il più basilare e semplice, che con cui oggi iniziamo, che è quello un po' storico, che ci aiuta così ripercorrendo i passi, ma senza fare la storia della Chiesa, perché c'è già abbastanza corsi, ci permette di capire come la Chiesa si pensa e si è pensata in queste varie fasi della sua vita. E alla fine del corso, come già avevamo visto nel programma la volta scorsa, c'è una ripresa un pochino più sistematica, più teologica nel senso stretto, che staccandosi da date, da periodi precisi, ci aiuta un attimo a guardare la Chiesa nel suo insieme. E i libri mi dicevano che adesso questo, cioè, non li ripresento tutti chiaramente, questi due sono i due manuali, quelli più grandi, perché avesse notti insonni e non sapesse come riempirle, sono ottimi compagni, cioè specialmente
questo qua di Salvador Benino è un ottimo amico, l'altro è più stoppaccioso. E lo stesso autore ha fatto questo libro, che era in teoria quello obbligatorio, ma mi dicono che anche su Amazon, adesso senza fare pubblicità, però non c'è. Provo un attimo allora a rimettere in gioco le cose. Questo era molto molto comodo perché è la sintesi del malloppone. Però eventualmente ve lo lascio e fate quelle cose lì, che solo il 10% al solito a testa. Detto questo, oggi entriamo un po' nella questione centrale della sua prima fase di vita. L'altra volta chiedevamo che l'istituzione è un processo che ha un evento fondatore, una fase di cristallizzazione e poi tutta la storia successiva. Ecco, l'istituzione Chiesa, la realtà della Chiesa, parte da un evento fondante e il suo rapporto chiaramente con Gesù. Oggi ci dedicheremo un po' a mettere al centro il rapporto di Gesù nel passaggio poi che ci sarà tra Gesù e la Chiesa, capendo che il periodo apostolico fa da modello, da norma per tutta la vita della Chiesa di ogni tempo, e poi ci dedicheremo, se ci basta il tempo, a vedere il periodo post-apostolico. Io al solito, se ci sono interventi, fate tranquillamente, interrompete tranquillamente, che non è tra i miei scopi primari quello di finire le cose da dire. Preferisco che dico un po' di meno, ma le capiamo tutti, che sennò ci lascio a piedi qualcuno e poi non faccio un bel servizio alla Chiesa. Domanda: quando nasce la Chiesa? Pentecoste. Giorno di Pentecoste. Pentecoste. Forse è quello cronologico. Chi offre di più? Quando c'è l'invio degli apostoli. Oggi, il Vangelo di oggi. Ma quando c'è l'invio degli apostoli? Ecco, la domanda ce la teniamo aperta questa. Qualcuno dice l'ultima cena. Vabbè, ufficialmente la Pentecoste comunque. Ufficialmente sì, ce lo mettiamo lì. Però se voi ci fate caso, nelle riflessioni delle omelie, dei ragionamenti più basilari, in realtà a Pentecoste quasi nessuno dice che nasce la Chiesa. Dice che c'è il dono dello Spirito, che fa cose meravigliose. La Chiesa spesso viene associata a Giovanni 19, alla ferita del costato per il sangue d'acqua che sono i sacramenti, ma viene spessissimo sotto il periodo di Pasqua inflazionato questa lettura, associata al momento in cui Gesù in croce affida Giovanni a Maria e Maria a Giovanni. Allora, questa è una lettura bellissima e che ha alle spalle dei nomi di tutto rispetto, perché è un commento che fa lo stesso Agostino, faceva prima di lui Ambrogio, che riprenderà Tommaso, che chiaramente da Tommaso in poi tutta la scolastica fino ad arrivare all'illuminismo e anche oltre continuerà a riproporci, e via via in realtà fino ai nostri orecchi è arrivata questa storia. Il Venerdì Santo, in qualche processione del Cristo morto, Maria viene davvero riproposta come modello di Chiesa, e lo è in una certa misura. Però nell'approccio scientifico alla teologia dobbiamo saper toccare con mano le diverse tipologie di verità. Ecco, Ambrogio e Agostino, come tanti padri, affrontano le questioni a partire dalla scrittura interpretandole con criteri allegorico-interpretativi, cioè leggono quel brano e danno un'interpretazione. È chiaro che è un'interpretazione che, come tutte le allegorie, ha i suoi punti poi deboli. Certo, oltre, ecco, alla radice biblica c'è poi tutta la radice sacramentaria. Se la Chiesa nasce ed è sostenuta dalla vita dei sacramenti, l'immagine del costato trafitto da cui sgorga sangue d'acqua sono chiari riferimenti a tutto il mondo dei nostri sacramenti. Ecco, però noi non ci possiamo accontentare di questa semplice lettura. Dobbiamo... Questo è massaggio. Sì, no, quello è riconosciuto. Pure stamattina stavo citando. Quindi, vedi. È una delle concezioni più tremende, perché lui in quel Cristo l'ha rappresentato con la testa incassata. Qualcuno non appropriatamente
dice che è una prospettiva dal basso, quello che ho voluto dare. No. Invece no, è proprio che morendo per asfissia, il crocifisso è caduto. Ovviamente lo ritrovi con quella posizione. Nel 1200 purtroppo qualche volta i musulmani utilizzavano la pratica. E quindi i missionari domenicani, eccetera, si conoscevano. E la descrivevano. Ecco, allora il passaggio che siamo chiamati a fare adesso è a capire il perché il vero passo fondativo, se ci deve essere un vero passo fondativo, e fra poco vedremo che il passo fondativo nella Bibbia non c'è di quando nasce la Chiesa, è però quello della Pentecoste. Perché la formazione della Chiesa non ha un momento unico, non c'è un momento in cui Gesù dice questa è la Chiesa. C'è un momento in cui sembrerebbe che forma il ministero petrino, quando affida a Pietro e quindi conseguentemente a tutta la Chiesa la possibilità di sciogliere e legare qui sulla terra e in cielo. Ma non c'è un momento in cui Gesù raduna attorno a sé i suoi e gli dice bene, da oggi siamo Chiesa. Vi dicevo già la volta scorsa che tutto il nome Chiesa in realtà è più un'autocomprensione della comunità apostolica che alla fine sceglie di utilizzarlo, perché c'è dietro questa radice di chiamata, di convocazione. Di per sé ci troviamo nel Nuovo Testamento di fronte a delle comunità diversissime. Se voi prendete in mano i Vangeli, senza nulla togliere a Don Corrado, che in questo è più preparato di me, sono opere redazionali di comunità che hanno fatto esperienza di Gesù in maniera diversa, che vivono condizioni di Chiesa diversissime. Se voi pensate all'accento che pone Luca a tutta la misericordia di Gesù, è perché evidentemente la comunità che ha alle spalle Luca è una comunità che fa gran fatica ad accogliersi con misericordia. Cambiando Vangelo, prendendo Matteo, che è l'unico che dedica 3 capitoli alla vita comunitaria e alle regole di vita comunitaria, è perché probabilmente alle spalle c'è un tessuto comunitario piuttosto faticoso. O Marco, che si trova a dover gestire disparità tra cristiani molto ricchi e cristiani molto poveri. C'è una Chiesa che è varia, variegatissima, e anche questo noi l'abbiamo perso come sguardo, perché da Trento in poi in realtà la Chiesa si è uniformata per poter capire bene quello che era il suo contenuto di fede da quello che era il contenuto di fede delle altre Chiese. Ma in realtà tutto il percorso della storia dei primi secoli, del primo millennio, è fatto da una grande varietà di forme, forme aggregative, forme sociali, forme del suo darsi nel mondo. E quindi nello scorrere questa scrittura non dobbiamo cercarci per forza il passo fondativo, perché altrimenti ci perdiamo dietro veramente a qualcosa che non ci aiuta molto. L'unica cosa che è chiara e che emerge soprattutto dagli scritti successivi ai Vangeli, almeno su come sono successivi non cronologicamente ma su come li troviamo all'interno della Bibbia, è la centralità degli apostoli. La centralità degli apostoli è talmente forte che tutto il libro di Atti in fondo si divide in prima di Paolo e dopo Paolo. Tutte le lettere che noi leggiamo nelle liturgie o che troviamo nella Sacra Scrittura fanno riferimento al nome almeno di un apostolo o di una persona che poteva in qualche misura essere un suo collaboratore. Sono centrali queste figure. Adesso non mi fermo qui nella prima fase, perché in realtà mi interessa proprio vedere il passaggio che c'è tra Gesù e la Chiesa. Però ecco, mettiamoci di fronte all'idea che se vogliamo fondare a partire dalla scrittura la nascita della Chiesa, o la prendiamo tutta per intero dal primo versetto della Genesi o non la tocchiamo, perché altrimenti ecco siamo un po' parziali nello scopo. Questa varietà, questa centralità degli apostoli viene proprio dalla Pentecoste come momento diciamo energico, forte, perché chiaramente la Pentecoste è il modello inaugurale della Chiesa. La Chiesa nasce a Pentecoste perché nasce nella varietà delle lingue, nella varietà dei popoli che possono essere raggiunti, dei popoli che possono essere incontrati. In fondo anche i Vangeli che non presentano la Pentecoste comunque hanno l'invio missionario. In Giovanni o in altri la Pentecoste magari è rappresentata col soffio dello Spirito che esce dal crocifisso che emise lo Spirito. Ma poi è chiaro che quel dono di spirito corrisponde a un compito. Lo spirito è un dono, e i doni nella sua realtà teologica più profonda sono delle realtà
che sono fatte a noi ma non per noi. I doni vengono dati a noi, così è per esempio anche nelle nostre vocazioni, la vocazione matrimoniale, la vocazione del sacerdote, del prete, non sono vocazioni che servono ad arricchire la persona, ma vanno, o almeno dovrebbero essere utilizzate per rinvigorire tutto il corpo di Cristo. Ecco, i doni che vengono fatti a questi apostoli sono doni per tutti. Questa centralità degli apostoli supera anche le fatiche umane di questi primi uomini. Se voi pensate a tutta la fatica che hanno fatto Pietro e Paolo a stare insieme, non solo per i caratteri, perché adesso non sto facendo la psicologia dei personaggi del Nuovo Testamento, ma anche perché il problema è grosso, è che per Pietro e la comunità di Gerusalemme gli apostoli erano solo coloro che erano stati chiamati da Gesù, quei dodici lì, tanto che dice poi Luca negli Atti degli Apostoli, nel momento di scegliere Mattia si dovette trovare qualcuno che era stato con loro fin dall'inizio. E però le liste dei nomi degli apostoli non sono le stesse nei Vangeli, quindi era un principio che loro si proponevano come veritativo, ma che poi l'atto pratico già tradiva un pochino. Ma il termine apostolo ingloba, proprio in virtù della forza dello Spirito Santo, anche tutti quelli che vengono dopo: Paolo, Barnaba, tutta quella comunità che da lui parte, Marco stesso. Probabilmente sono più apostoli di nomina che di vicinanza fisica a Gesù. Certo, in Paolo sappiamo tutti la teofania grandissima che vive, però capite che Pietro l'aveva vissuta un po' di più. Per questo Pietro fa fatica ad accogliere Paolo come apostolo suo pari, perché in fondo io ci ho mangiato gomito a gomito, tu sì l'hai visto, ma poi chissà che hai visto, tu che venivi da quel popolo, eccetera. Insomma, è una chiesa che vive anche di questa fatica grossa. Scusa, non sì. È già con Paolo che comunque si comincia a cogliere questa trasmissione, no? Per trasmissione c'è l'apostolato. In realtà già da prima, perché poi anche tutti gli altri apostoli, seppur un peletto più sedentario rispetto a Paolo, alla fine devono scegliere qualcuno che sia vigilante nella comunità, perché il ruolo del vescovo, poi oggi lo tocchiamo, è un ruolo non sacramentale nella prima fase della sua vita, è un ruolo di vigilanza sulla comunità. Episcopo significa colui che controlla, il guardiano, il sorvegliante, quindi fin da subito è necessario. Ecco, varietà, pluralità e centralità delle forme. La fondazione della Chiesa allora va letta in una continuità. Questa è una mappa, nel fondo c'è la mappa che ci fa capire che c'è un itinerario preciso che il Signore attraverso lo Spirito porta avanti. Perché la continuità non è anzitutto con Gesù, la continuità è con tutto quanto veniva prima di Gesù. E in questo momento intendo Gesù storico, non il verbo. Perché già all'interno delle promesse d'alleanza che Dio rivolge al popolo di Israele c'è il disegno universale. Sono dei passi di Isaia che contemplano l'adunanza dei popoli sul monte Sion, che evidentemente ci fanno capire che già era chiaro nell'intento di Dio e non dell'uomo che comprendeva portare tutta l'umanità all'interno della stessa famiglia. C'è una continuità per cui che avviene nel passaggio da popolo ebraico a popolo cristiano e che poi avviene in un Gesù storico. Vi dicevo, Gesù non sono passi fondativi della Chiesa, ma nello stile con cui Gesù si pone in mezzo agli altri, nei gesti, nelle parole, nel modo con cui annuncia il regno di Dio, che danno la possibilità a chi lo ascoltava e a noi che oggi reinterpretiamo e riascoltiamo quelle parole di leggere il fenomeno Chiesa, di leggere il perché del nostro stare insieme, di vedere quella chiamata con cui la volta scorsa, insomma, ci siamo un po' scervellati. Ecco, lo stile del Maestro è lo stile che la comunità dei primi seguaci chiaramente vuol provare a vivere. Lo stile delle comunità iniziali, in modo particolare quelle del periodo apostolico, strutturano un modo con cui le chiese e le comunità successive a loro devono proporsi.
Ecco, c'è un filo che lega l'evolversi del rapporto tra Dio e la sua Chiesa, tra Dio e l'umanità. Questo avviene in una continuità. Una continuità che però non è evidente, perché se prendessimo persone fuori dalla nostra aula, che magari conoscono anche un po' la scrittura, sanno che non è evidente che Gesù ha fondato la Chiesa, sanno che la continuità non è evidente, che ci sono periodi di spaccatura. Se uno pensa soltanto ai nostri ultimi 200 anni, siamo passati da un Concilio Vaticano I, un Concilio Vaticano II, a una comprensione e una ricezione del Concilio Vaticano II che sembrano a volte tra di loro antitetici, spaccati. Ecco, la storia in realtà ci mostra che c'è questa continuità. E Gesù stesso, nel suo porsi, ha questa ecclesiologia implicita. L'ecclesiologia implicita è questa coscienza di Gesù di essere chiamato per radunare tutti i popoli, ma è un'ecclesiologia che lui fa fatica a vivere. Cioè, il Gesù storico è in grande difficoltà, perché essendo veramente uomo e veramente storico, è un ebreo. E a un ebreo digli tutto, meno che andiamo a incontrare tutti i popoli. Questi sono cresciuti con le norme di purità che servivano a non contaminarsi con altri popoli. C'hanno 600 e passa precetti che sono perfettamente utili a preservare il popolo puro, che era quello eletto. C'era dietro, nel loro scopo non c'era, e forse non c'è, l'obiettivo di discriminare gli altri, ma c'è il riconoscere che a noi Dio ha fatto un dono particolare, noi a questo dono dobbiamo rispondere. Cioè, non leggiamoci, ecco, cattiverie o malizie escludenti. Poi nell'atto pratico a volte sono dimostrate diverse le cose. Posso fare una chiosa? Sì, sì. Gli altri forse ci sfugge, no? Però il contesto storico, allora, i popoli vicini, non tutti i popoli politeisti, che facevano sacrifici umani. Certo, e su certo. Questo loro fondavano, no? La diversità del rito e del credo. Certo, certo, no, ma è tutto, esatto, un percorso anche di popoli che hanno cercato in tante maniere di violare la cultura di questo popolo. Tutte le deportazioni, ma pensiamo al libro del profeta Daniele, quando racconta, terrorizzato, dell'abominio all'interno del tempio. Cioè, hanno violato la cosa più sacra che avevano, cosa che nemmeno i romani sono arrivati a fare, se non quando poi nel 70 è scoppiata tutta una rivolta interna, proprio perché anche i romani credevano nel rispetto come non la realtà che serviva a convivere tra i popoli, ma serviva a non farseli troppo nemici. Ecco, però nello stile di Gesù questa Chiesa diventa l'occasione di restaurare il progetto iniziale. Il figlio è mandato dal padre nella storia per portare a compimento quella promessa che era fin dal principio. Dio non può rinnegare la promessa che ha fatto all'inizio. In quell'incontro di umanità che è rappresentato dal racconto eziologico di Adamo ed Eva, c'è poi tutto il progetto per il popolo umano, per la realtà dell'umanità. E Gesù non può mettersi in discontinuità rispetto a questo progetto del Padre. Tradirebbe la realtà stessa di Dio. Ecco, Gesù viene per portare compimento. Quindi se ci chiediamo, è Gesù il fondatore della Chiesa? Vi dicevo la volta scorsa che molti si pongono il problema perché la Chiesa, la parola Chiesa compare più nelle lettere pauline che non nel Vangelo. Gesù è il fondatore, ma non inteso come colui che mette la firma sull'atto giuridico che stabilisce l'inizio di una nuova realtà sociale, ma perché è il Messia che porta a compimento una promessa e che si rende credibile a un gruppo di seguaci. Il passaggio è proprio in continuità. Il ministero di Gesù struttura il ministero della Chiesa nascente. L'essere di Gesù struttura l'essere della Chiesa nascente. Ecco, questa è la risposta forse che un attimo ci aiuta a mettere proprio un punto. Lumen Gentium, vi dicevo la volta scorsa che non la tocco direttamente perché l'avete già toccata, però ecco, su questi due passaggi fa questi riferimenti, il passaggio del rapporto tra Chiesa, istituzione e realtà universale della promessa di Dio. La Chiesa è un popolo di credenti, dice Lumen Gentium 2, chiamata dal Padre, annunciata in figure sin dal principio del mondo, mirabilmente preparata nella storia del popolo di Israele e nell'antica alleanza,
e avrà glorioso compimento alla fine dei secoli. Tant'è che l'immagine come messo di fianco della Gerusalemme celeste. Il regno di Cristo, che per la potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo, grazie al dono dello Spirito inviato il giorno di Pentecoste, è per santificare continuamente la Chiesa, affinché i credenti avessero così, attraverso Cristo, un accesso unico al Padre, in un solo Spirito. Dicevamo la volta scorsa che la chiamata è dal Padre, la porta per cui si accede è il Figlio, e l'amore che ci porta a ricercare il Figlio è lo Spirito. Questa chiave trinitaria di fondo resta. In sintesi, perché mi sembrava opportuno un attimo metterci le idee chiare, fondazione della Chiesa da parte di Gesù avviene attraverso un'ecclesiologia implicita e processuale. Implicita in quel senso, cioè Gesù non dice apertamente oggi fondo la Chiesa, ma tutta la sua vita fa capire che è arrivato il regno di Dio, e processuale, per cui via via gradualmente si arriva a vedere la Chiesa come evento che c'è. La Chiesa è già prima della Pasqua, perché c'è tutto questo movimento di restaurazione del popolo di Dio. Dopo la Pasqua, chiaramente, il movimento avviato diventa propulsivo. Il ministero terreno ha preparato in qualche maniera l'inizio di una nuova comprensione delle cose. Il dono dello Spirito permette agli uomini di capirlo. Vi dicevo che l'ecclesiologia può essere letta anche in chiave sacramentale. L'Eucaristia è il luogo principale per la comunità cristiana iniziale dove vivere questa continuità. In fondo Gesù ha dato questo comandamento ai suoi prima di morire: fate questo in memoria di me. I primi che hanno spezzato l'Eucaristia probabilmente non hanno pensato che era sacramento, probabilmente non hanno penetrato fino in fondo quello che il gesto che stavano compiendo. Pensate alle mani di Pietro dopo l'ascensione, che mani che ancora, ecco, sapevano di carbone, di pesce, di tutto quello che di fuga Pietro si era rimesso a fare pur di non pensare al casino che era successo. Ecco, quelle mani quando spezzano il pane per la prima volta, perché io sono abbastanza convinto che gli occhi di tutti, dopo aver visto Gesù che partivano, si sono posati su Pietro, perché tanto era quello che, insomma, era stato incaricato in maniera particolare. Ecco, lui non ha chiara consapevolezza sacramentale che nel frammento era contenuto tutto il corpo. Questo arriva con Tommaso. Però è per la Chiesa nascente l'Eucaristia un luogo dove questa continuità tra il ministero di Gesù e quello della Chiesa continua in maniera evidente. Noi tuttora continuiamo a ripetere il gesto che ha fatto Gesù. Ecco, questo rimettiamocelo sotto, perché altrimenti il rischio nello studio dell'ecclesiologia è di prenderla solo come realtà sociale o sociologica e dimenticarci la realtà di mistero, anche perché è l'Eucaristia stessa che struttura l'essere delle comunità. Ripercorrendo gli scritti neotestamentari, tante volte troviamo questa cena conviviale all'interno di cui si spezza la parola, si dialoga, si fa festa, ci si racconta. L'Eucaristia è il luogo in cui la Chiesa nascente ritrova quello che gli serve per vivere, che è l'immagine di una comunità attorno al Maestro che spezza il pane. Poi le comprensioni sacramentali vengono dopo. Detto questo, capito che Gesù non fonda giuridicamente la Chiesa, ma la fonda in continuità con tutto il ministero e con tutta la promessa del Padre, che la Chiesa lo vive su mandato stesso di Gesù a partire dalla radice eucaristica, ci dobbiamo chiedere adesso di fronte a che Chiesa ci troviamo. Perché il periodo apostolico che adesso guardiamo insieme è un periodo unico e irripetibile della Chiesa. E la prima parte di questa tematica la faccio un po' più da teologia fondamentale che non da ecclesiologia, ma mi serve per ritornare alla fine ad affermare con una certa solidità che la Chiesa apostolica è norma e fondamento per la Chiesa di ogni tempo. Non esiste Chiesa che sia viva attualmente che non trovi radice all'interno della Chiesa apostolica. Il Vaticano II, giusto per
sottolinea ancora in maniera più forte questo aspetto, nel dover rimettere le mani sul pensiero, sulla teologia riguardante la Chiesa, dato che lo schema preparatorio del De Ecclesia, che era il documento che insomma era rimasto un po' appena appena accennato nel Vaticano I, interrotto per tutte le problematiche italiane che conosciamo, quando quel documento viene preso e buttato di netto, quasi, perché i vescovi, i padri conciliari chiesero che non si votassero documenti già preparati e predisposti, ma si ragionasse insieme in assise assembleare sulle tematiche, sono dovuti ripartire dalla Chiesa apostolica. Tutta la riscoperta che l'Ottocento fa, e quindi poi conseguenzialmente il pensiero degli autori del Novecento, del periodo patristico, del periodo apostolico, anche grazie ai ritrovamenti archeologici, ci porta e ci costringe a tornare a quella comunità lì. In fondo vedremo anche dopo, se io voglio parlare di Chiesa, l'immagine che mi viene in mente immediatamente utilizzare è quella di Atti 2, di quel quadro degli apostoli in attesa dello Spirito uniti con Maria. Quindi anche nel nostro, la nostra sensibilità è passata, grazie a Dio, questa cosa. Allora, la Chiesa deve portare un annuncio. Il Regno di Dio è vicino. Questo annuncio è l'annuncio che ha già fatto Gesù. Il Vangelo di Marco è la prima parola che gli mette in bocca. Questo annuncio è la rivelazione. Io vi chiedo scusa se riprendo sto concetto che penso che abbiate già toccato, però mi serve un attimo per non perderci. Perché la rivelazione è tutto quanto Dio ha voluto dirci. La Dei Verbum, che è la costituzione che si occupa proprio di affrontare questa tematica, dice che Dio l'ha voluto fare perché gli piacque, non perché era giusto, non perché era necessario, ma perché gli piacque parlare con gli uomini come ad amici. Questo è un passaggio splendido che apre quel documento. Ecco, la manifestazione, la rivelazione è la manifestazione da parte di Dio di quello che prima era sconosciuto. L'Antico Testamento vive questa rivelazione divina comunicata attraverso parole, eventi della storia compresi alla luce di una promessa che Dio gli ha fatto, e poi sì, ci mette anche una riflessione sul mondo creato. Tra i principali autori, tra i principali teologi dell'Antico Testamento che permettono di rileggere la storia alla luce delle promesse di Dio e quindi di vederci dentro una rivelazione, chiaramente troviamo i profeti, perché riportano le cose alla loro autenticità. Gesù, Verbo incarnato, seconda persona della Trinità, con la sua vita, con la sua morte, la resurrezione e con l'invio dello Spirito Santo, porta a pienezza questa rivelazione. Che cosa vuol dirmi Dio? Me lo dice tutto attraverso il Figlio. Questa rivelazione è particolare, chiaramente, perché Gesù è allo stesso tempo il rivelatore del Padre e, tra virgolette, il rivelatore della rivelazione. A sua volta è egli stesso rivelazione, perché il Figlio di Dio che si manifesta agli occhi degli uomini è rivelazione, e dramma ancora dei drammi è il contenuto della rivelazione. Questo ci fa dire che la comunità apostolica, che è la comunità di coloro che sono stati gomito a gomito con Gesù o gomito a gomito con coloro che erano stati gomito a gomito con Gesù, è una comunità che ha un dono unico. Tanto che la rivelazione nella Chiesa apostolica si conclude. Gesù è il mediatore della pienezza di tutta la rivelazione. Nell'epoca apostolica questa si conclude. Cioè si conclude non semplicemente perché muoiono i testimoni oculari diretti, ma perché detto tutto quanto andava detto, Dio tace. Nell'ascensione, noi non dobbiamo mai dimenticarci che nell'ascensione Dio fa un gesto chiaro, si congeda fisicamente da questa storia. È presente nella storia attraverso la forza dei sacramenti e una presenza sacramentale, ma la presenza la affida tutt'al più a quello spirito che è quello che ci porta a essere qui stasera. Per cui tutto quello che ora noi possiamo dire e sappiamo della rivelazione di Dio è perché ci è stato donato per mezzo degli apostoli.
quel processo che Mauro accennava prima di trasmissione è quello che permette oggi a noi di avere ancora informazioni su che cosa siamo noi come cristiani, su chi è Gesù, su cosa crediamo, su cosa sia la Chiesa. Avete presente quando si tirano i sassi lungo mare o al fiume, si cerca di farli saltare? Ecco, Gesù è il colpo centrale. Via via i cerchi che si allontanano segnano in qualche maniera lo schema di questa diffusione. È chiaro, il sasso è andato a fondo, non c'è più. Però noi sull'acqua continuiamo a vedere l'espandersi di questi cerchi. Così funziona la trasmissione della rivelazione. Ma nella Chiesa apostolica si conclude. Significa che quanto è stato detto lì non c'è più altro da aggiungere. E questo diventa importante per noi, perché noi tanto adesso, anche attraverso i social, emergono il ritrovamento di un documentino là, il ritrovamento di un reperto archeologico che sembrerebbe essere sovversivo rispetto a tutto. Per noi quello che Dio aveva desiderio di dirci l'ha già detto. Dovesse uscire fuori il Vangelo autografo di Gesù, scritto da lui come biografia, con cui lui dice: io sono Gesù, figlio di Dio, sono morto e risorto per voi, vi amo tanto, a noi non cambia nulla. Questo non entrerebbe nelle scritture, non entrerebbe nella nostra comprensione più profonda della fede. Certo, potrebbe essere un libro che ci consola in un momento particolarmente provante della vita, perché appunto c'è scritto io ti amo tanto, bene, ma la relazione con il periodo apostolico si chiude. Chiudiamo, facciamo una pausa. Allora, dopo quanto detto, la Chiesa apostolica per noi è importante, primo punto, perché ci ha permesso di ricevere la rivelazione. Quindi diciamo un grazie sentito a tutti i padri della Chiesa apostolica che ora nella comunione dei santi stanno intercedendo per noi che stiamo studiando teologia su queste serie di scuole. Bene, questo passaggio il Vaticano II, dicevo, lo rimette al centro, riscopre completamente con forza tutto quello che è il ruolo della comunità apostolica, ma fa un'attenzione splendida, a mio avviso. Per evitare il problema di capire chi è apostolo e chi non è apostolo, rapporto Pietro, Paolo, eccetera, utilizza l'espressione uomini apostolici. Uomini apostolici la troviamo nella De Verbum, al numero 7 e al numero 18. È chiaro, dietro c'è la libera iniziativa. Qua Lumen Gentium 19, che in realtà è quel passo che vi cito, rimette al centro la fondazione a partire dal principio di libertà che sta nel cuore di Dio. Dio chiamò a sé quelli che volle. Però è tutto un contesto che ci deve aiutare a pensare che, ecco, quando parliamo di apostoli e periodo apostolico non stiamo dicendo quei 12 famosi, che non sono così famosi perché c'è due liste diverse, e stiamo guardando a tutto un gruppo che è partecipe di una grazia particolare, che è quella dello Spirito, che li manda in missione a diffondere la Chiesa. Il periodo apostolico è quello in cui si vive il passaggio grosso tra un Israele chiuso nel suo guscio e una Chiesa che è chiamata ad andare a tutto il mondo. Cioè, quello è un trauma che negli anni che vanno dal 30 al 65 insomma ha bisogno di comprendersi. San Paolo, quando nel Lettere Romani, chiamato il Vangelo di Paolo, affronta proprio la questione del rapporto tra chiamata di Dio ad andare verso tutti e cultura del popolo ebraico in cui anche Paolo è cresciuto, in fondo mette subito in chiaro che c'è una ricchezza, un patrimonio spirituale di Israele che noi non possiamo scordare, non possiamo dimenticare. Sono state eresie nel periodo post-apostolico di chi, talmente infatuato del Nuovo Testamento, talmente infatuato di quello che Gesù ha detto, voleva rifiutare addirittura l'Antico Testamento, dicendo: questo non ci riguarda più. No, Paolo lo rimette al centro: c'è un patrimonio, c'è una ricchezza spirituale. Perché? Perché Israele è il popolo che gode del patto dell'alleanza. Quel patto non è revocato, quella promessa non viene meno. Sono gli unici scelti da Dio in mezzo a tanti altri popoli per dare l'inizio del regno,
e sono quelli che hanno praticato per tanti anni un culto a un Dio unico. Pertanto il famoso culto gradito a Dio è il culto di una relazione unica e speciale con Dio. Paolo non può togliere questo aspetto, soprattutto perché, come vi dicevo prima, Gesù è figlio di questo popolo. Il Gesù storico è ebreo. Gesù non è il primo dei cristiani, probabilmente è l'ultimo della sua famiglia, chiaramente, perché poi non ha figli, degli ebrei di quella famiglia lì, ma non è cristiano Gesù, perché nasce in un popolo che lo ha educato a una fede e a una cultura, e in questa fede e una cultura c'è la verità più profonda per ognuno di noi, per ogni chiesa di ogni tempo, che è la relazione col padre, quella che Maria e Giuseppe nella fatica dei due genitori gli hanno dovuto trasmettere. Ecco, Gesù stesso non è intenzionato a tradire il suo popolo, ve lo dicevo prima, adesso ve lo riapprofondisco perché stiamo proprio vedendo il passaggio che c'è tra Gesù e la Chiesa. Cioè Gesù, quando la pagana gli chiede di guarire la figlia, gli risponde nel modo più maleducato che i Vangeli ci hanno mai presentato. Ha detto: io sono mandato alle pecore della casa di Israele, non posso dare il pane dei figli a dei cani. Cani è il modo con cui nella Bibbia si parla dei pagani, ed è perché i cani mangiavano le carcasse. No, non è il cagnolino che tenero, è il cane visto come un bestiaccio infestante che stava nelle strade, che mangiava i corpi, che dava fastidio, che bussava alle porte, sporco. Cioè l'insulto più grosso che gli poteva dare. E questa donna coraggiosa riesce a insegnare qualcosa al figlio di Dio, perché dice: sì, va bene, però almeno le mollichine che cadono dalla tavola dei padroni lasciamele mangiare. Cioè il modo con cui Gesù si pone è chiaramente quello dell'uomo del suo tempo, e questo sembra già metterci in una discontinuità, come la Chiesa va a tutto il popolo, a tutta l'umanità, se il loro maestro è stato solo fedele al popolo di Israele dentro i confini. E più volte, almeno nel Vangelo di Matteo, che ha alle spalle una comunità profondamente partecipe dei giudeo-cristiani, si trovano espressioni che rimandano a questi confini ben definiti che Gesù come uomo ha, perché nella testa è ebreo, nella testa Gesù, nel suo pensiero. Certo. Però lui aveva citato anche Naaman il Siro. Certo, infatti c'è poi un'apertura via via maggiore, ma è sempre un'apertura legata alla missione degli apostoli, dei profeti, di coloro che poi portano a compimento. Nella sua concezione identitaria, in fondo Gesù si pensa figlio di un popolo per quel popolo. Qua io ho messo una specie di equazione: Gesù terreno sta al popolo di Israele come il Gesù risorto sta a tutto il mondo. C'è dietro un passaggio interessante, perché poi ecco, è lo stesso Gesù che invia. Dietro quella scelta di Gesù c'è la logica dell'elezione. Come Dio, Padre, Yahweh, aveva preparato un popolo perché accogliessero tutto il suo progetto d'amore, non ci siamo riusciti, ci riproviamo col figlio. Io intervengo su un piccolo popolo, su un lievito, su una piccola massa, perché predisponga il cuore di tutta l'umanità, arrivato il dono dello Spirito, ad accogliere il progetto del Padre. Il passaggio non è banale, anche perché stando fedeli all'uomo, per Gesù, uomo, era impossibile andare tanto più oltre quei confini che riesce a superare, perché va un po' in Samaria, fa dei giri nelle Decapoli, quindi le tocca le città pagane. Ma fisicamente, per un uomo del suo tempo, gli era impossibile arrivare chissà dove. È solo da risorto, quando ha un corpo glorificato, quando lascia questa terra all'azione dello Spirito, che gli è possibile davvero raggiungerlo. In certa misura, passatemi l'esempio, Gesù sta preparando un piccolo gruppo di specialisti, sappiamo che sono specialisti fallimentari, per poi mandarli in missione una volta che avranno capito tutto. Prima della risurrezione è impossibile andare in missione, prima di aver sperimentato che quelle promesse di Messia vanno ben oltre quello che già noi aspettavamo e superano completamente tutto, io non riesco ad andare in missione, non riesco a superare i confini. In una tematica più psicanalitica umana,
finché io non risorgo dalle mie paure, difficilmente esco dai miei confini, la famosa comfort zone che cerchiamo tutti. Finché io non mi lascio morire a quelle paure per risorgere, io sto chiuso nei confini. Così fa il gruppo, così vive la Chiesa. Ed è solo dopo il risorto, per l'appunto, che la Chiesa capisce quello che deve fare: portare a tutti gli uomini a terra, a tutte le creature, dice Matteo 28, il messaggio di salvezza, per andare verso una riconciliazione universale. Paolo stesso dice che siamo in attesa che anche Israele entri nel regno di Dio, entri nella Chiesa. Quando entrerà, chiudiamo le porte e andiamo, ci siamo. Questa chiamata che la comunità vive, la struttura come comunità missionaria. Capite che l'Evangelio di Gaudium, che riprende in mano il termine missionario, che ci dice, ma che novità, non se ne è parlato mai. No, ritorna alle radici. Chiesa apostolica, norma e fondamento della Chiesa di ogni tempo. Questa è un'espressione di Karl Rahner, non è la mia. È da lì che si riparte. Chiesa, vuoi sapere quello che devi fare? Torna lì. Annuncia, sii missionaria, sii forte verso il mondo. Certo che però le tensioni restano. Ed è che la Chiesa del periodo apostolico si trova completamente abbarbicata attorno a questa questione: come facciamo convivere il popolo ebraico e il popolo dei gentili, cioè di tutti coloro che erano fuori. Questa è una convivenza strana. Gli Atti degli Apostoli, se lo prendiamo semplicemente come racconto umano, raccontano che a Pietro, capo della chiesa gerosolomitana e guida di quella fazione, per accettare che dei pagani romani potessero incontrare il Signore, ha dovuto aspettare l'intervento particolare di Dio, di un angelo. Ecco, c'è dietro in chi scrive quelle realtà, al di là che l'episodio possa essere avvenuto così come è scritto, come emozione interiore, come processo spirituale interiore, c'è la consapevolezza che a quel Pietro lì, che evidentemente è rimasto caratterialmente quadrato come era prima del risorto, pur con qualche miglioria del sistema, c'è bisogno di un altro po' di grazia del Signore per permettere di aprire lo sguardo. E se noi percorriamo, adesso qui c'è una carrellata di citazioni che vi lascio in slide, tanto ce l'avete qua, troviamo quattro modi essenzialmente con cui il popolo ebraico si confronta con le esigenze nuove, perché i gentili sono i primi che accolgono la missione. Questo è il solito paradosso: quelli che non erano destinatari l'accolgono, quelli che ce l'hanno sotto il naso la rifiutano. Questa ci, insomma, sembra la fotografia delle nostre realtà ecclesiali. Il primo gruppo è quello che dice: no, bisogna osservare pienamente tutta la legge mosaica, e come passaggio previo c'è la circoncisione. Senza circoncisione, e questo noi lo capiamo dalle risposte che Paolo dà ad alcune comunità, non si può entrare nella Chiesa. Ecco, Atti, Galati, Filippesi ci ripropongono le risposte di Paolo a questo problema. Cioè, non sono passi che dicono c'è un gruppo così cos'ha, sono passi che dicono che se Paolo deve rispondere di quelle tematiche, qualcuno la domanda gliela posta. Il secondo gruppo, cominciamo forse a mitigarci un po', era quello che riteneva importante l'osservanza di alcune regole anche di carattere cultuale o prima dei pasti, igienico, sanitario, che è quel compromesso che Giacomo, che è il vero leader della comunità di Gerusalemme, a un certo punto deve fare. Dice, va bene Paolo, chiudo un occhio sulla circoncisione, ma questo almeno mantieni, non si mangi il cibo immondo, non si mangi quello che ci è stato vietato. Sempre perché dietro comunque c'è l'idea che quelle regole venissero da Dio, cioè non è un Giacomo che è un testardo e basta, è uno che vuol difendere un dono che gli è stato fatto. Un terzo gruppo invece cominciava proprio a negare totalmente la necessità di pratiche giudaiche. Ecco qua Paolo che si scaglia contro di loro, proprio Paolo si imbufalisce. E qui poi c'è il gruppo di chi è più esterno, che vede tutto il legame con il Tempio come qualcosa che si oppone alla nuova fede,
come qualcosa che non dobbiamo per forza ripercorrere. Qui c'è una fatica di una comunità che in fondo si trova ad aver incontrato Gesù, perché c'è stato insieme, averlo visto morto, essere averlo visto risorto, spezzano l'Eucaristia, ma vanno alla preghiera al Tempio. Le prime guarigioni del libro degli Atti avvengono nel Tempio, perché all'ora nona si andava al Tempio. Ecco che se alcuni lo fanno, c'è tutta un'altra realtà che lo sta abbandonando. Qui è interessante, giusto che lo traverso sotto gli occhi, il Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo molto tardivo, è quasi una tra le ultime opere del Nuovo Testamento, mette già nei commenti scritturistici che fa alcuni passaggi la fatica di stare dentro lo schema delle feste giudaiche. La comunità è contraddistinta ed è stile per noi, per la Chiesa di sempre, dalla coinonia. Coinonia significa comunione, niente di quello che stiamo, sono parole ridondanti che stiamo rimettendo sotto gli occhi. E vi dicevo, questo è il modello che ci abbiamo un po' tutti sotto gli occhi, ed è un modello che di per sé ha pratiche giudaiche, perché la preghiera pregavano anche i giudei, la benedizione prima dei pasti, la condivisione del pane c'era prevista anche nei giudei. Ecco, qui comincia a esserci l'insegnamento degli apostoli come evento nuovo, la centralità degli apostoli, diciamo prima. E in più c'è la comunione dei beni, i beni messi in comune. Che modello c'è dietro questa comunità? Guarda, gli studi sono stati più disparati. Da chi a tutti i costi cerca di vedere la comunità dei primi cristiani a partire dalla comunità di Qumran, che aveva una regola di comunità che si assomiglia molto, e probabilmente alcuni influssi ci sono. C'è chi cerca all'interno di qualche passo di commenti del Vecchio Testamento la giustificazione a questa vita, perché in fondo anche il Salmo 130-131 dice quanto è bello e gioioso che i fratelli vivono insieme. Certo, c'è anche quello. Ma l'altro principio che vi dicevo è la varietà, per cui chi si prova a stare insieme porta con sé tutto il bagaglio di esperienze che ha fatto. Per cui se è una persona che ha interfacciato Qumran, chiaramente porta con sé uno stile di preghiera, uno stile di attenzione alle feste liturgiche, uno stile cultuale prima del pasto, perché in quella comunità, Qumran è una comunità nel deserto, come ho visto qualche faccia un attimo allampanata giustamente, Qumran è una comunità di uomini, prevalentemente uomini, forse qualche donna, non si è ancora così chiari se vivessero insieme o separati, che fanno vita monastica, diremmo con un termine più moderno. Qumran è famosa perché secondo qualcuno addirittura Giuseppe e Maria erano stati formati a Qumran e quindi trasmettono a Gesù quelle stesse pratiche. Ma di fronte c'è una comunità di discepoli di Giovanni Battista, cioè il Gesù che opera, c'ha la comunità dei discepoli del Battista che vivono già la vita in comune, che vivono la comunione dei beni. Sì, c'è anche tutto il mondo degli Esseni. Sì, no, cioè, alle spalle c'è tutte queste comunità. Io per linearità di pensiero dico che di fondo questi sono ebrei, giudeo-cristiani, per cui le cose che mettono insieme come passi fondamentali per la loro vita di fede sono quelle che hanno fatto fino a lì. Questo non per togliere la ricchezza degli studi che c'è dietro, chiaramente, ma perché a noi in sintesi estrema ci serve capire che il principio su cui si fondano è quello della comunione, che la comunione venga da quelle tradizioni di popolo, da quel sottogruppo a noi troppo non cambia, perché per questo gruppo è chiaro che adesso la comunione nasce dall'avere in comune Gesù. Quindi io ho fatto questo ragionamento non per demolire, ma per portarci un attimo a mettere al centro questo, perché se la Chiesa apostolica è modello di tutte le nostre comunità, la domanda retorica di fondo è chi c'è al centro delle nostre comunità. Ma andiamo avanti, perché se questo si fa chiaro, c'è tutta una Chiesa che si sta strutturando in questo periodo, emergono dei nuovi ministeri, perché gli apostoli cominciano a morire, perché sono vecchi, perché sono perseguitati, perché i testimoni oculari vengono meno, perché si è imprigionati per fede. Allora
nascono dei ministeri, ministeri non intesi ancora come cariche specifiche, sono dei carismi, sono delle realtà che di fatto sorgono, suscitate dallo Spirito, o comunque che si comprendono alla luce dello Spirito, e attraverso le lettere di Paolo le vediamo già nascere. C'è chi presiede l'Eucaristia, c'è la figura dei diaconi all'interno del libro di Atti, che c'ha tutto a che vedere meno con la figura del diacono sacramentale che magari adesso noi ci abbiamo in mente. Non sono ministeri ordinati. Non sono ministeri ordinati, non c'è sacramenti, non c'è la sacra rota, non c'è nulla. Cioè, ci sono degli anziani che, siccome sono anziani, sono degni di rispetto e quindi nella comunità svolgono magari un ministero di vigilanza. E poi ci sono questi famosi ispettori ed episcopi. La slash significa che è la traduzione. E sono quelli che quando un Paolo va via dalla comunità che ha fondato, lascia per che sorvegli, perché sia di custodia. Ma ci sono tante donne che si dedicano al servizio dei poveri, ci sono tanti altri carismi che non hanno nemmeno un nome specifico per il ministero che svolgono. Sì, Paolo, all'interno della lettera ai Corinzi, che è una comunità particolarmente dotata dello Spirito Santo, elenca quintali di ruoli, per cui c'è chi insegna, c'è chi fa quella mansione là, c'è chi svolge quel ruolo, c'è chi fa il maestro, c'è chi fa il guaritore. Ed è bello. Diaconesse. C'è anche la questione di diaconessi, che però catechiste. Sono delle catechiste, sì, no, che non vorrei aprire, perché insomma ci porta un attimo su un versante interessante. No, a me piace tanto quel versante, però rischiamo di perdere un attimo la bussola. C'è però, ecco, tutto una vivacità. È bello che in questa comunità, in questa coinonia, il posto che ciascuno ricopre viene riconosciuto come un carisma, viene riconosciuto come un dono di Dio. È chiaro, il quadro che Atti propone è irenico, probabilmente non è mai esistita quella comunità lì così carina e precisa, però ci è di ispirazione per il nostro essere chiesa oggi pensare e pensarci a una chiesa capace di avere spazio per tutti, dove non devo passare attraverso il ministero ordinato per avere un minimo di voce in capitolo. E questo lo dico da parte, cioè lo dico a me e a chi come me magari fa parte del mondo ordinato, a una chiesa che sia capace di riscoprire le risorse personali di ciascuno dei suoi membri e metterle in comune. Ecco, questa pagina di Atti deve farci sognare un po'. Ecco, le comunità possono poi essere sottostrutturate attraverso due nomi, due aggettivi, pauline e petrine. Pauline sono quelle che fanno riferimento alla fondazione diretta o indiretta di Paolo, sono comunità particolarmente carismatiche, sono comunità contraddistinte dalla figura degli episcopi e non tanto dei presbiteri, cioè degli anziani, e sono comunità segnate da una figura molto importante, o meglio due. Il profeta e il maestro. Il profeta è colui che a nome della comunità va ad annunciare ad altre comunità il Vangelo, o meglio l'Evangelo, cioè la parola di Dio che salva, perché i Vangeli scritti non c'erano ancora. Meglio, qualcuno di Paolo cominciava a esserci, ma non era così diffuso. E poi c'è il maestro. Queste sono le due figure preeminenti nelle comunità di stile paolino. Il maestro è quello che annuncia e insegna, ma lo fa stabilmente seduto, stanziale in un posto. In quelle di Pietro prevalgono invece tutte le comunità, tutte le figure che in qualche maniera fanno più riferimento al collegio di anziani che era presente nella sinagoga. La comunità che fa riferimento a Pietro è quella attorno a Gerusalemme. Gerusalemme è un po', per i primi anni, la comunità centrale. Se ricordate, anche Paolo che fa fare una colletta a sostegno dei poveri di Gerusalemme alle altre chiese. Ecco, è una comunità più segnata da una collegialità di anziani. Ecco, la parola presbiteri, come episcopi, non nasce in ambito religioso. Gli episcopi è una parola di ambito civile, ispettore. Presbiteri è una parola umana, cioè sei vecchio, sei un anziano. In quell'accezione però di saggezza e di rispetto profondo che tutta la scrittura riserva agli anziani. Ci siamo quasi. Qui dopo
ci dovremmo stare un po' di più, ma eventualmente poi queste ve le metto a disposizione anche delle dispense, non so scritte benissimo, ma se servono giusto per vedere picchiare ve le metto a disposizione. Quando cominciano a morire questi nomi forti, entriamo nella fase post-apostolica. Morto un Pietro, morto un Paolo, morto un Giacomo, le comunità fanno gran fatica, vivono una scossa enorme e cominciano, avendo perso i loro ispiratori, a far circolare lettere che traducono il loro pensiero e mettono il nome come criterio di autorità. Questa era una pratica normalissima all'epoca. Noi sappiamo che delle lettere di Paolo non tutte sono autentiche di Paolo. Molte sono delle lettere, specialmente delle lettere pastorali, queste lettere successive, sono lettere di comunità fondate da Paolo che fanno riferimento a Paolo per autorità. Chiaramente, se dicevano questa è la lettera di Don Federico, molti avrebbero detto, ah vabbè, andiamo avanti. Questa è la lettera del Vescovo, beh, aspetta un attimo, la leggiamo. Così succede di solito tra noi, no? Scrive un pensiero Papa Francesco, lo condividiamo tutti, lo ascoltiamo tutti, giustamente, lo scrivo io, che mi piace, non perché qualcuno mi piace, però così funzionava anche all'epoca. Cioè, se devo far veicolare un messaggio forte, lo metto sotto il nome dell'autorità. In questo periodo, dal 66 al 100, 120, il periodo in cui il Nuovo Testamento si struttura, le comunità perdono di smalto missionario, perché forse siamo pigri e quindi, come oggi ci dobbiamo riscoprire la missione, anche lì sono comunità che in fondo iniziano a stabilirsi. Hanno vissuto una grande espansione. Se pensiamo che si ipotizza che Paolo sia arrivato fino in Spagna per un uomo ebreo, è un giro enorme. E quindi iniziano a stabilizzarsi. Questo anche perché c'è una prevalenza etnica dei gentili e quindi chiede tutta la fatica di integrarsi fra nuovi stranieri provenienti da una chiesa. C'è la perdita della centralità della chiesa di Gerusalemme, e questo in modo particolarissimo dopo il 70, distrutto il tempio, avuta la diaspora, c'è la perdita. C'è la distinzione netta oramai tra chi è un ebreo e chi è un cristiano, perché il culto si è separato, perché in questo periodo si strutturano i primi culti dell'Eucaristia. La figura stessa dei vescovi non nasce da solo l'esigenza di avere un guardiano, ma nasce dall'esigenza di avere uno che celebrasse l'Eucaristia. Vi dicevo la radice sacramentale prima, è l'Eucaristia e il desiderio che ci fosse unità attorno all'Eucaristia che determina per il vescovo la sua radice sacramentale, il suo ruolo di sacramentalista. È la comunità che ha bisogno di avere un luogo attorno a cui radunarsi, una persona che presieda l'Eucaristia, e questa struttura poi un ministero. I presbiteri nella fase iniziale del loro ministero non sono persone che consacrano il pane, tutt'al più si occupano della gestione della comunità, perché al vescovo oramai spetta quasi da solo la preminenza di una comunità. Questa poi la riprendo la volta prossima. Chiudo qui. L'istituzione crea, stabilizza e protegge, e questa la comunità lo comincia a capire, che ha bisogno di vedere sia un'istituzione che mi ha creato, ma adesso ho bisogno di stabilità. E qui si iniziano a formare sempre maggiormente le comunità locali e il ministero episcopale. Battuta conclusiva, e da qui ripartiamo la volta prossima. Nel 110 ci abbiamo già degli autori che nel parlare di ministero ordinato riescono a dividere i tre gradi, diaconi, presbiteri ed episcopi, segno che è una comunità comunque particolarmente vivace e in ascolto dello Spirito. Bon. Grazie, scusate i giri, dopo adesso da qui ripartiamo la volta.